Il sesto ristorante del noto imprenditore Umberto Carriera è stato ufficialmente aperto nella giornata di domenica. Una data che ha coinciso con il ritorno della Regione Marche a zona gialla e la consueta riapertura delle attività di ristorazione al pubblico nell'orario di pranzo o perlomeno fino alle ore 18. Chic Restaurant, questo è il nome del locale, è il nuovo gioiello di Carriera nel pieno centro storico a Fano, in via San Francesco. Un punto strategico della città così come la location scelta. Dopo essersi affermato all'inizio con ristoranti nell'entroterra pesarese, prima a Bombaroccio e poi a Candelara, è chiara la scelta di Carriera di puntare le zone centrali della città. In seguito alla macelleria, inaugurata nel centro a Pesaro un paio di mesi fa, ecco un nuovo ristorante questa volta a pochi passi dalla piazza principale della città della Fortuna. Un ristorante che punta tutto sulla qualità, grazie ai suoi piatti gourmet ed un giovanissimo chef. Il primo ristorante a Fano, anche qui siamo in centro storico, inauguriamo il giorno in cui le Marche diventano zona gialla, crediamo tantissimo in questo progetto. Sì, è un format diverso, ristorante con 35 coperti, una cucina di alto livello, dopo sentirete lo chef con la sua idea di cucina. Il centro storico ci piace, mi piaceva anche a Pesaro, quindi continuiamo ad investire sul territorio che è molto importante. Un ristorante tutto nuovo, chic il suo nome e chic anche tutto il ristorante molto bello. Sì, abbiamo usato queste lunghe settimane insomma di chiusura per curare i dettagli e speriamo insomma di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di soddisfare la clientela. In questi primi giorni il ristorante rimarrà aperto al pubblico a pranzo, visto il passaggio di nuovo delle Marche da zona arancione a zona gialla. Chi vuole venire, dove ti trova? Dunque siamo in pieno centro storico, in via San Francesco d'Assisi numero 13. Saremo aperti tutti i giorni, dalle 12 alle 15 faremo il classico pranzo, anche con un'offerta lunch, e dalle 15 alle 18 wine bar. E alla sera sarà comunque aperto per qualcosa a domicilio, sporto? No, non faremo inizialmente a sporto perché appunto è un progetto di alto livello e vogliamo prima che i nostri clienti conoscano la nostra cucina qui in loco. Allora, il progetto Chic sta nascendo praticamente ora, stiamo cominciando facendo una cucina tipicamente di pesce, con delle preparazioni relativamente semplici, con cura dei dettagli. Il nostro è un progetto a larga scala, quindi stiamo cominciando, diciamo, momentaneamente facendo una cucina non troppo sofisticata. Piano piano cominceremo, diciamo, ad allargare il progetto e cominceremo, diciamo, a aumentare la carta e basta. Si è affidato ad uno chef giovane ma con grande esperienza. Sì, diciamo che con grande esperienza, ho 32 anni, ancora ho molto da lavorare e Umberto mi ha dato questa occasione di poter cominciare a prendermi, diciamo, in carico la cucina e quindi sono qui per soddisfare le sue esigenze e cercare di accontentare anche la mia fame di cuoco. Un'ultimissima battuta, oggi il giorno dell'apertura, che cosa prevede il menù? Allora, oggi il giorno dell'apertura prevedo con tre menù degustazione, faremo un carne, un pesce e un menù ispirato al tartufo. Poi vi dico solo che l'ingresso sarà una Rossini in miniatura e poi venite a provarlo.